Ok, eccomi qui, che cosa vuoi? Aspetta. Avanti qui dentro. Schizzo, che succede? Beh, se entri lo scoprirai. Ho pensato alla tua proposta. Che vuoi sigillare la caverna a nord dell'accampamento per fermare le orde che attraversano i nostri campi. Ok. Il problema è che Mike non è riuscito a trovare della miccia, o sbaglio? No. Ma io so dove recuperarla. Proprio qui. È impossibile. No, so che cosa pensi, no. Capisco. No, okay. È nel cuore del territorio dei ripugnanti. L'ultima volta che hai sono preso passato le medicine che hanno salvato tuo amico. Prendiamo la miccia, salta alla caverna, pum, ciao ciao. Era una tua stracazzo di idea. Senti, hanno sigillato il cazzo di confine, hanno sigillato il tunnel. Se passassi da lì, scoppierebbe una guerra. Senti, ho un piano. Tra parentesi, verrò con te. Così ti salvo il culo. E porta con te più armi che puoi. Se va bene non servono, ma non si sa mai. Poi raggiungimi qui. Conosco un sentiero che valica Iron Ridge. Cosa? Proprio stai qui. Dicendo? Fidati di me. Cristo santo. Ci stai? Ti aspetto lì. Ehi! Che stai facendo? Il nostro piano è di entrare dalla loro porta sul retro. A piedi? Non si era detto di andare a piedi. Che è successo quando sei entrato a fare casino con la moto? Touché. Ehi, non ci vedranno nemmeno. Iron Mike mi ha riferito che ti ha inviato a un incontro con Carlos. Un attimo, te l'ha detto il vecchio? No, è che... D'accordo, non è un problema che tu lo sappia, immagino. D'altronde ormai siete parte del campo. Beh, deve essere andato bene, visto che stiamo per entrare, com'è che hai detto? Dalla loro porta sul retro, giusto? L'incontro, intendi? Ah, sì, è andato alla grande. È stato come trattare con delle scimmie ubriache strafatte di fenciclidina. Ma sai che ti dico? Sempre che non ci becchino stanotte, l'accordo del vecchio potrebbe reggere. Anche se io e Boozer ci siamo appena scontrati con loro a Rope Camp. Ehi, Carlos ha detto che è stato un malinteso. Ripugnanti che hanno agito da soli. Ci ha assicurato che non accadrà più. E tu gli credi? E io che cazzo ne so? Sono solo un tirapiedi di Mike, come te. Merda. L'hai sentito? Sì, lupi. Credi siano infetti? Beh, lo scopriremo presto. Come hai fatto l'altra volta? C'era una vecchia scala di legno, abbandonata dai minatori, speleologi o che. Forza, vieni qui. Dammi una spinta. Sei pronto? Sì. Ci sono. Guardati intorno, vedi se la scala è lì da qualche parte. Io do uno sguardo qui. In fretta, dobbiamo entrare e uscire dal territorio dei ripugnanti entro la notte. Ah sì? Dimmi qualcosa che non so. Lupi! Occhio! Ci penso io! Buonanotte. Sì, grazie.
Era l'ultimo. Schizzo! Schizzo, dove diavolo sei? Resisti, ci penso io. Carne fresca. Occhio alla testa! Ok. Tra i documenti di Mike. Iron Mike sarebbe felice di sapere che l'ho visti tra la sua roba. Fin quando non lo sa, non può incazzarsi. Certo. Comunque, come vedi, il sentiero è messo male. Sulla mappa è segnato come chiuso. Lo vedi? Sì, un falò dei ripugnanti. Ne avevi mai visto uno? No. Loro li chiamano raduni. Danno sfogo a ogni sorta di schifezza. Facciamo il giro. Meglio evitare quegli schizzati. Fanculo, voglio vedere. Hai istinti suicidi? Non più. Senti, voglio solo vedere che combina questa gente. Requiescati in pace, cedi all'oblio e cazzate simili. Ok, ok. Ma stammi vicino. Se ci dividiamo, rischiamo grosso. Ti seguo. Aspetta un attimo. Uno che ha subito i loro rituali, o come li chiamano, mi ha detto che i ripugnanti sono strafatti di fenciclidina o chissà che. Non provano dolore. Beh, prendiamo la larga. Volevo dirlo io. Hai mai visto nulla del genere prima? No, no, mai. Neppure io. Per questo dobbiamo stare attenti. Se ci beccano, non li fermiamo neanche con i proiettili. Hai ragione. Forza, tagliamo per i campi. Sicuro che sia di là? Fidati! Sicuro sia la direzione giusta? Sì, perché? Un tempo bazzicavo con la moto da queste parti. Cosa? Mia moglie lavorava qui, in un laboratorio di ricerca a est di Iron Butte. Comunque, conosco la zona e sono sicuro che il complesso di trasporti è nella direzione opposta. Ross, è da questa parte. Queste mi serviranno. Che cosa diavolo è stato? Ripugnanti usano i corni per attirare i furiosi. Andiamo. Sentirai il dolore. Sì. Cristo santo.
No, no, lasciali! Non siamo qui per iniziare una guerra. Solo un secondo. Qualcuno, mi prego! Forza! Dai, dobbiamo andare! No, no, lasciamo in pasto ai furiosi. Cosa? No! Scherzo, non possiamo abbandonarla! Noi non siamo venuti qui per questo! Merda. Sì, ok. 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 Ce l'ho! Ha le gambe rotte. Non può resistere a lungo. Dobbiamo muoverci. Fallo e basta. Ehi, tesoro, tesoro. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Tranquilla, è tutto ok. Tutto ok. Dobbiamo tagliare da qua. Tutto ok? Sì, sto bene. Hai fatto la cosa. Schizzo. Ci siamo passati tutti. Piantala. Stai giù. Cosa? Oh, cazzo. Che c'è? Oh. Ah, è un'orta, cazzo. Oh. No, quella non è un'orta. E allora cosa cazzo è? Ripugnanti. Forza. Andiamo. Andiamo. Sono fuori di testa. Hai mai visto il loro leader, Carlos? No. È il più pazzo di tutti. Ha cicatrici su schiena, gambe, braccia. Lo dico sempre a Mike. Non si può trovare un accordo con degli psicopatici. Te l'ho detto, schizzo. Non mi metto contro Iron Mike. Dai, ci sarà un altro modo per entrare. Ehi, un attimo. Diamo un'occhiata in giro. Che stai dicendo? Non sappiamo cosa ci può esserci qualcosa. Beh, ok, perché no? Da un'occhiata in giro e vedi se trovi qualcosa. Rottami. Allora, proviamo questa porta? Non sappiamo che c'è dentro. A quest'ora della notte non abbiamo nulla da temere. Che diavolo! Non l'ho visto. È stato così veloce che... Sì, sì, succede. Già. Ehi, Dick. Ti devo un favore.
sul serio. Ah, non preoccuparti. Ora troviamo la miccia e andiamocene da qui. Ok, fratello. Aiutami, possiamo passare da qui. No, non mi convince. Forza. Va bene. Ma dobbiamo proprio. Abbiamo scelta? Sei pronto? Tira! Passa sotto, io la reggo. No, 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 vai tu, ce l'ho. Vai. Vai, vai. Ehi, tienimela. Oh, merda. Accidenti. È bloccata. Tira. È bloccata. Ok. Non fa niente, senti, tu fai il giro. Prova ad aprire la porta laterale da dietro. Dick. Dick! Oh, merda. Puoi alzarla? Grazie così. Sono rimasto chiuso in un magazzino con un mucchio di larve incazzate. Come credi che vada? Andata. Ok, ecco, la porta è aperta. Per la miseria. Stai bene? Sì, solo una piccola larva, eh? Dai, non perdiamo tempo. Cerchiamo la miccia. Allora? L'ufficio del capomastro è lassù. È lì che la tengono. Ah, fantastico. Come ci arriviamo?
Forza, ti do una spinta. Aspetta, vuoi che vada per primo perché temi qualche brutto incontro? Ah, mi hai beccato. Forza. Sì, ok. Bene, sei pronto? Su! Accidenti. Ok, ci sono. Dammi un secondo. Trova qualcosa da usare per salire. Tieni, occhio alla testa. A posto. Ehi, deve essere questa. Bingo. Tieni aperto, io la prendo. Perché non posso farlo io? Cos'è, non ti fidi ancora? In realtà mi fido. Adesso. Avanti, andiamocene. Schizzo, comunque, volevo ringraziarti. Ah, di niente. Per essere venuto con me e avermi dato un mano. Cazzo, non... No, dico sul serio, non eravamo esattamente i benvenuti all'Lost Lake. Ehi, piantala, ok? Non si apre. Allora, schizzo, tornati all'accampamento. Perché non... Che cazzo fai? Mi spiace, fratello. Non avevo scelta.